Terza e ultima parte di Studio Robur e come solito iniziamo a parlare del prossimo avversario della Robur che si chiama Piacenza. Sabato prossimo alle 18, alle 16:30 tutte le partite si giocheranno in contemporanea. Prima però mi volevo soffermare un attimo su una statistica. Abbiamo preparato due grafici, due tabelle in cui si mettono a confronto le ultime 5 partite in casa da una parte e fuori casa dall'altra. Abbiamo visto come, soprattutto nel giro di andata, ma anche in parte di ritorno, il Siena era uno schiacciasassi in trasferta e faceva fatica in casa. Ebbene, da questi dati le cose a quanto pare si sono invertite, perché andiamo a vedere la prima grafica. Queste sono le partite giocate in casa negli ultimi 5 turni. Il Siena ne ha vinte 4 e ne ha pareggiata una, praticamente ha vinto le ultime 4 e è in testa alla classifica a 13 punti, con la Carrarese al secondo posto e poi segue il Piacenza, mentre per trovare il Livorno bisogna scendere alla 16ª posizione, che ha collezionato solo i 6 punti. Invece, e tra l'altro il Siena, va detto, ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0, non ha mai subito gol in queste ultime 5 partite in casa. Al ritorno, sì, al ritorno in trasferta, le ultime 5, il Siena è praticamente terz'ultimo, 3 punti, una vittoria, quella di Piacenza, e 4 sconfitte. Michel, è un caso, come lo spieghi questo dato? Cioè, si sono opposte, no? Queste statistiche si sono rovesciate in questo punto della stagione. Ma in casa, no, non è un caso perché il girone di ritorno è sempre stato un campionato differente da quello d'andata. Vuoi perché cioè, le squadre che si devono salvare mettono qualcosa di più, vuoi perché comunque tu sei primo o sei secondo, comunque contro di te mettono sempre un qualcosa in più e vuoi perché comunque giocare in casa, chiunque la squadra sia, cerca di creare un'atmosfera differente, nel senso che è casa tua, quindi cerchi di fare meno brutte figure possibili, ecco. Quindi diventa molto più difficile il girone di ritorno. 9 volte su 19, cioè delle 19 vittorie che ha fatto il Siena, 9 volte sono finite 1-0. Anche questo è segno di solidità e di grande squadra, no? Io ricordo i tempi della Juventus quando, sai, l'1-0 alla fine, no? È sempre si dice la partita perfetta dove comunque non subisci, segni il giusto, eccetera. Quindi anche questo è segno di quanto sta facendo il Siena. Sì, anche se non dispiacerebbe chiudere le partite Vincere, prima, certo. perché comunque portare avanti un risultato fino alla fine sull'1-0, Infatti che Gaborrano, Alessandria, per esempio. poi tante volte ci è tornato contro, quindi spendi anche molte energie. Vuoi non vuoi, stai sempre lì sul chi va là, no? Quindi è sempre meglio chiudere le partite. Lapo, il Siena arriva da 4 vittorie consecutive in casa, 9 partite utili, risultati utili sempre in casa. E poi ti aggiungo un altro dato, non so se può interessare o no, ma nelle ultime 10 non ci sono spariti i pareggi. 6 vittorie, 4 sconfitte, quindi si alterna o vince o perde. Sì, no, io cioè, sottolineo che gli 1-0 del Siena secondo me, riassumono bene l'atteggiamento che ha avuto la squadra nella stagione, come hai detto te, bene da grande squadra. Perché molto spesso il Siena, io cioè, rare volte ricordo un Siena che è stato messo sotto dagli avversari in maniera significativa. Poi, ovviamente, in alcune partite sì, ma questo è normale, ma la maggior parte delle volte c'è un Siena che in qualche modo riesce a annullare gli avversari, insomma. Quasi non a intimorirli, però insomma a metterli in grande difficoltà. Ultimamente l'andamento in casa ha preso posto quello di trasferta, però insomma l'avevamo detto anche la prima volta che sono venuto qua, cioè che l'andamento in trasferta era un qualcosa di straordinariamente anomalo, no? Cioè perché mantenere quasi tutte vittorie in trasferta anche al ritorno sarebbe stato proprio statisticamente molto improbabile. Però il Siena ha ritrovato insomma, in casa una solidità che prima non aveva perché se in trasferta aveva un grandissimo andamento in casa faticava e credo che questo sia un bene soprattutto per il finale di campionato e a prescindere poi dal playoff o meno, però riuscire in casa a superare le difficoltà anche in partite brutte visivamente, esteticamente come quella di Cuneo è molto importante perché più si va avanti più le energie cominciano a finire, cominciano a esaurirsi e quindi d'ora in avanti in queste due partite e speriamo solo in queste due partite servirà proprio un qualcosa in più che va al di là poi della forma fisica, mentale, eccetera.
Allora, passiamo a commentare il prossimo avversario del Siena, no? Si chiama Piacenza, una squadra che all'andata, la partita venne rinviata, poi fu vinta dalla Robur grazie a un gol di Santini in piena zona Cesarini, e Piacenza che ha strappato il pass per i playoff con due giornate di anticipo, vincendo nel derby con il proprio Piacenza. In quella circostanza, prima della partita, è successo anche una cosa curiosa, perché Pesenti, il bomber del Piacenza, qui vediamo le azioni, ecco, della partita di andata con il Piacenza che passò in vantaggio. Pesenti ha praticamente fatto la richiesta di matrimonio alla propria compagna proprio prima della partita in maglia bianco-rossa. Non so se avevi mai pensato, Michel, di fare una richiesta del genere. No, così plateale no, anche se mi sarebbe piaciuto fare un qualcosa di... È stato particolare, perché ha chiamato i raccattapalli, gli ha dato una maglia per ogni lettera e poi è venuto in fila: mi vuoi sposare? Comunque, le cose più importanti sono che il Piacenza ha vinto 2-0 nel derby, e se possiamo anche andare a vedere la classifica, con l'aiuto della regia possiamo vedere come nelle prossime due partite, al di là del fatto che il Piacenza è arbitro praticamente del campionato, perché poi incontrerà in casa il Livorno, quindi Siena e poi Livorno, ma poi è in una posizione, l'ottava, che è comunque buona, perché al primo turno gli consente di giocare la prima partita in casa, e poi è a 4 punti dalla Viterbese e a 4 punti dalla Lucchese, quindi Michel difficilmente si sposterà da quell'ottavo posto. Può essere, è chiaro, il Siena deve pensare a se stesso, però può essere, diciamo, un piccolo vantaggio, come dire, Piacenza non è che verrà a fare la guerra, ecco. No, verrà a fare quella guerra, stanno certo, perché non ti regala niente a nessuno, ma come giusto che sia, nel senso, vieni a giocare, anche perché preparare i playoff con due sconfitte, tra virgolette, che potrebbe, non ci arrivi bene. Quindi, secondo me, ripeto, come giusto che sia, verrà qui a giocarsi la pelle e tenere la concentrazione alta poi in vista per i playoff. Lapo, come detto prima, no? Piacenza arbitro così, diciamo così, del campionato, perché dopo il Siena scontrerà il Livorno, e quindi di conseguenza anche il risultato di Siena-Piacenza potrebbe anche condizionare quello successivo, perché al di là del fatto che se il Siena dovesse vincere, comunque vada, bisognerà aspettare un altro turno per vedere il verdetto, ma poi se in una sconfitta, diciamo, del Piacenza si riaprirebbe i giochi, rischierebbe a quel punto di più nei playoff, e quindi potrebbe... Sì, assolutamente, vincere, insomma, col Piacenza è fondamentale, ovviamente, per vari motivi c'è anche questo, però è giusto che il Siena, insomma, i ragionamenti li concentri su se stesso e analizzi la partita di Siena-Piacenza senza pensare alla prossima. Poi ovviamente se riesci a vincere col Piacenza, poi l'ultima giornata diventa una cosa a parte, perché anche cercando di mettersi nei panni del Livorno, arrivare all'ultima giornata con tutti i problemi interni che ha, perché anche se si sta riprendendo, insomma, i problemi interni ci sono e lo sappiamo tutti, arrivare all'ultima giornata con l'acqua al collo, con un Siena, insomma, che ci crede fino all'ultimo, non è facile poi affrontare un Piacenza che, nel caso di sconfitta col Siena, come hai detto te, andrebbe poi a giocarsi, perché no? Probabilmente no, ma una posizione in più o in meno. Però la maggior parte delle volte, quando una squadra affronta una rivale che ha qualcosa da guadagnare, che lotta per vincere qualche cosa, le motivazioni le trovi sempre. Perché anche nell'impedire all'avversario di vincere, un po' di soddisfazione la trai, perché sai che hai fatto qualcosa di straordinario. Insomma, riuscire a vincere, vale sia per il Siena che il Livorno, il Piacenza, io sono convinto che giocherà alla morte, perché riuscire a vincere con una squadra come il Siena, come il Livorno, che in quel momento stanno lottando per vincere lo scudetto, è motivo di soddisfazione. Andiamo, quindi vediamo sempre le azioni di Piacenza-Siena, che era in diretta Rai, tra l'altro, e andiamo a vedere il prossimo turno invece, cioè il penultimo di fatto, la 37esima giornata, perché abbiamo parlato di Piacenza-Siena, ma ci sono anche altri impegni, soprattutto uno, insomma, andrà tenuto d'occhio. Vediamo se possiamo guardare il quadro
completo del prossimo turno, eccolo qui, si giocherà, come detto, questa ma anche la prossima, l'ultima giornata in contemporanea, alle 16.30, quindi Pistoiese-Alessandria, Pro Piacenza-Arzachena, che è uno scontro comunque salvezza, chi vince diciamo mette al sicuro, si mette al sicuro, anche se l'Arzachena basta un pari, Livorno-Carrarese, poi qui ne parleremo tra pochissimo, Gian Erminio-Gavorrano, Cuneo-Monza, Siena-Piacenza, Arezzo-Pisa, derby toscano, Ponte d'Era Prato, altro derby e poi e altra sfida diciamo delicata per la salvezza che poi potrebbe anche interessare la Robur e poi Olbia Viterbese, riposa la Lucchese e andiamo a vedere dando un attimo un'occhiata alla classifica, volevo fare anche prendere uno spunto del fatto che il Piacenza che è a 48 si trova a 5 punti dal Ponte d'Era che è l'ultimo posto per non entrare ai playoff, ma è matematicamente playoff perché la Lucchese riposa e quindi può giocare solo una partita, può arrivare a 47 e quindi non raggiungere il Piacenza. Questo per spiegare come mai il Piacenza è già certo dei playoff. E poi c'è questo discorso del fatto che abbiamo parlato del Siena col Piacenza, ma c'è l'Arezzo col il Livorno con la Carrarese che è al quarto posto, se lo deve sudare però perché c'è l'Alessandria, c'è il Monza, c'è ancora la Viterbese e quindi è un impegno difficile per il Livorno, Michel, perché l'abbiamo visto anche noi, la Carrarese in casa tra l'altro ha strappato un pari contro il Siena, anche all'andata fu molto complicata, il Siena si ritrova in inferiorità numerica, riuscì comunque a vincerla con una doppietta di Marotta, quindi è una partita complicata. Se torniamo al discorso di prima, il Siena deve pensare al suo, però è ovvio che necessariamente bisogna aspettarci un passo falso da Livorno, altrimenti il primo posto non si può raggiungere. Ma sì, la Carrarese è una squadra molto, molto ordinata, una squadra molto che sa quello che deve fare e soprattutto corrono come dannati. E poi giocano per vincere, no? Sì. Perché ricordiamo che con il pareggio andrebbe bene sempre a Livorno perché gli bastano 4 punti nella Serie B. Sì, sarà una partita sicuramente non facile neanche per loro, quindi chissà. Vedremo, staremo chissà. A vedere. Siena-Piacenza si giocherà come detto alle 16.30, è già partita ieri la prevendita, ma la società ha deciso di fare due iniziative, la prima è uno sconto per i biglietti per gli under 18, per i minorenni, la seconda invece riguarda l'Unicef, è stata presentata questa iniziativa da parte di Andrea Iacomini, il portavoce nazionale per l'Italia di Unicef, che ha presentato questa partita, ha spiegato anche l'iniziativa, in sostanza ci sarà un euro su ogni biglietto venduto verrà devoluto a Unicef. Ci ascoltiamo allora questa breve clip e poi torniamo in studio. Voglio rivolgere un appello a tutte le famiglie, il 28 aprile c'è un appuntamento importante, la Robur Siena gioca contro il Piacenza, ma c'è un'altra partita che dobbiamo giocare insieme, dobbiamo andare tutti insieme allo stadio, perché se compriamo il biglietto un euro sarà destinato all'Unicef e grazie alla vostra generosità potremo aiutare tantissimi bambini al mondo, per cui tutti insieme, tanti, più che potete, chiamate i nonni, le zie, tutti i bambini allo stadio, 28 aprile, Unicef, un aiuto e Robo Siena, sì, naturalmente Piacenza, vi aspetto. Questo è l'appello di Andrea Iacomini, facciamo anche un appello di Michel Cruciani a venire allo stadio, visto che è l'ultima partita in casa, si spera. Sì, no, speriamo che, prima di tutto per questa iniziativa, perché è un'iniziativa molto bella, e poi perché ci abbiamo bisogno di tutti, perché è l'ultima partita in casa, perché dobbiamo vincere e perché dobbiamo sperare, ripeto, in qualcosa di bello. Senti, a livello di campo potrebbe tornare Guberti, il che vuol dire che insomma si fa alta la concorrenza, no? Per un posto. Non è questa adesso la priorità. Io sono sicuro che chiunque giochi poi alla fine, come abbiamo dimostrato, dà sempre il massimo. Spero che Stefano sia in campo perché ne abbiamo bisogno a livello di qualità, a livello di esperienza, a livello proprio di persona. E spero che ci sto pure io. Che ne so, magari inventiamo qualcosa. In quel caso dovresti arretrare di qualche metro. Ma, perché punta, non so se. E se Pasquale sta poco bene, metto pure in porta.
quel punto sarà contento Crisanto. Lapo, ci avrà tempo per poter giocare Lorenzo. Certo. Lapo, ti aspetti qualche cambiamento? Potrebbe effettivamente tornare Guberti dopo aver assaggiato il campo con il Cuneo? Sì, c'è da vedere se insomma, è al massimo della forma, perché magari è rientrato dal fastidio dell'infortunio, però in partite così importanti insomma, i fattori da analizzare sono diversi. Credo che probabilmente potremo vedere la maggior parte della formazione insomma, che ha giocato contro il Cuneo, anche perché insomma, fare esperimenti all'ultimo diciamo, non è raccomandabile, insomma, non si vede mai. Ma a prescindere, insomma, come si è detto prima, la partita contro il Piacenza andrà oltre tatticismi, andrà oltre la tecnica individuale, perché quando si arriva a questi momenti, a questi traguardi, a questi scontri, quello che conta è qualcosa che va al di là, insomma, e anche l'appello insomma, fatto a tifosi è importante, perché sicuramente l'anima in tutti i sensi, quando si parla di anima sportiva in questi casi, in questi momenti della stagione, è quella che fa la differenza e soprattutto la voglia di portare a casa la vittoria. E poi un occhio, Michel, anche alla lunga lista di diffidati, dove sei presente anche te, la leggo: Sbraga, Iapichino, Guberti, Santini, Vassallo e appunto Cruciani. Sì, ma ripeto, se dovesse venire a mancare qualcuno c'è gente che può rimpiazzarli tranquillamente. Speriamo di non prenderla assolutamente, però non è un problema questo. È vero che siete quasi tutti titolari, quelli in diffida, quindi non ci dovrebbe essere il rischio, ma insomma massima attenzione anche in caso di esultanza, perché dalla panchina potrebbe scattare a sorpresa. Ne so qualcosa. E soprattutto a livello, casualmente, perché non è che... La prima volta mi è capitato di prendere ammunizioni, a parte è una regola bruttissima, non so a chi gli è venuta in mente una cosa del genere, perché... Allora, una volta si poteva esultare tranquillamente, toglieva la maglia e non si può fare neanche questo. Mo, chi è in panchina già si taglia. Tra poco vietano di fare gol. No? Già chi in panchina si mette una coltellata al cuore, poi non posso manco esultare, la che faccio? No, ma poi potrebbero ammonire anche chi non va a esultare, perché. No, è brutto, veramente è brutto. Non so veramente chi è venuto in mente una cosa del genere. Comunque siamo arrivati in chiusura, non resta che invitarvi alla partita sabato prossimo alle 16.30, come detto all'Artemio Franchi contro il Piacenza. Tra l'altro c'è questa iniziativa Unicef, c'è questo sconto per minorenni, per under 18, e poi martedì successivo c'è un'iniziativa da parte del Siena Club Fedelissimi, la popolarissima, questa camminata di 11,5 km per rievocare quella che fu una delle prime manifestazioni sportive organizzate dalla Robur nel 1918, quindi 100 anni fa, e quindi un momento, visto che è anche un giorno di festa, per rievocare il passato e godersi anche il presente in attesa di questa, poi dell'ultima partita che sarà sabato successivo sempre alle 16.30, ma a Pontedera nel sintetico contro il Prato. Siamo davvero in chiusura, io ringrazio i miei ospiti, grazie a Michel Cruciani. Grazie a voi. In bocca al lupo per il finale di campionato. Crevi il lupo. Grazie a Lapo Cinelli. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito, adesso si cambia sport con il volley di Alessandro Ancilli, ma non cambiate canale e rimanete su Canale 3. Una buona serata.